Benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Siamo qua nella mod vita da gangster. Sono le 6:30 del mattino, vi rendete conto? Sta ancora dormendo quello. Comunque siamo stati contattati da gente di Sandy Shore e ci hanno chiesto di poter vendere lì stamattina. Oggi è sabato, giustamente si fanno più soldi, ma loro non hanno roba, non hanno merce e hanno chiesto a noi. Abbiamo accettato, ma che non si ripeta più. Stop, 6:30, ci abbiamo sonno qui, stiamo ancora dormendo, mannaggia ragazzi. Però per i soldi si fa, quindi ci andiamo. Siamo sempre qua nell'hotel e niente, comunque ragazzi, adesso vi faccio vedere la macchina che ci accompagnerà in questo viaggio. Veramente paurosa. Boh, io non ci sto credendo. Le 6:30 del mattino. Ora sta sorgendo il sole. Di solito noi a quest'ora andiamo a letto. Oh, ok. Comunque ragazzi, ecco il macchinone di oggi. BMW M135i con bodykit. Potentissima ragazzi. Bestia. Ci accompagnerà comunque durante questo viaggio. Che cattiveria, eh. Che vi devo dire? Direzione Sandy Shore. Ve l'ho detto, Non ricapita più sta cosa. Sì, oggi li accontentiamo, spacciamo lì, va bene, però poi basta. Poi basta. Dai, divertiamoci con questa macchina. Dice il casino. Che poi di solito Franklin dorme lì, al casino. Ma no, siamo stati svegliati per sta cosa. Vabbè. Dai, corriamo qui ragazzi, così si arriva subito, vendiamo subito e ce ne possiamo tornare. Vai Franklin, acceleriamo qui. Viaggia. Vabbè, ma ancora di più. Perfetto ragazzi, eccoci qua, siamo sulle strade di Sandy Shore. A questo punto direi che sono pronto. Chiamo Z e diciamo che stiamo vendendo. Tanto lo sanno, eh. Ok, infatti il primo sta lì. 26 grammi per 9.200 dollari. Zancudo Avenue in Sandy Shore. Giustamente ragazzi, questo qua, no? Ha comprato 26 grammi, 9.200 dollari. Ma questo, in una zona così, tra Sandy Shore e Paleto Bay, da 9.200 che spende da me, come minimo ragazzi di triplica, di quadrupla, perché comunque qua c'è gente che non può arrivare in città e giustamente è disposta a spendere più soldi, ad esempio un grammo 200 dollaroni, quindi questo qua si fa i soldi e ci sta secondo me. Andiamo avanti, vediamo un po'. Sto qua. Quanto ti serve a te? 3 grammi. Ora avete visto, no? 3 grammi, 1200 dollari. Questo qua, stasera, come minimo ci farà 3000 dollari. Sicuro. Andiamo avanti. Ok, vediamo questo quanto vuole. Addirittura, questo qua col trattore. Quanto ti serve?
Un grammo, vabbè, quindi questo qua, ragazzi, è consumatore. Quindi penso che è per lui. Andiamo avanti. Quindi $400. Comunque mi stavo sbagliando, ragazzi. Quindi un grammo come minimo qua lo venderanno a $700, sicuro. Sicuramente. Fermiamo. Vediamo questo quanto vuole. Arrivo io. Sali. Un grammo pure lui, dai. Dammi $400. Dai, ma io sto cercando qualcuno che mi fa una richiesta di tanti grammi, no? Non così poco, ok? Così poco no. Aspettiamo ancora un po', vediamo un attimo. Ah, eccolo. 24 grammi, $8400, ok. Sta qua vicino. Vabbè, ma quelli, ve l'ho detto, ci hanno già visti. Macchina verde lime, così, sportiva, potente, che si sente. Sanno bene che siamo noi. Eccomi qua, eccomi, sali. Vieni. Questo qua è sicuramente uno che vende. Vende e consuma. Quindi da $8400 che mi sta dando, sicuramente ne ricava altri 8000 in più. Sicuro. Perfetto, usciamo da qui. Altro, noi comunque stiamo facendo i soldoni. Va bene così. Vai, andiamo avanti. Ok, un'oncia 18 grammi, $16000, perfetto così. E da quello che sto vedendo, ragazzi, da dove è messo il punto blu, sicuramente sarà un accampamento. Quindi questi qua, sì, sono, vivono per questo, ok? Quindi spacciano, fanno queste cose qui. Buono. Però dai, che strade che dobbiamo fare qui, tutte sterrate, con questa macchina poi così bassa. Vabbè, per $18000-$16000 lo faccio volentieri. E infatti sì, è un accampamento questo. Sto qui, salga. Sì, qua si vende. E beh, $16000, come vi ho detto, sicuramente ci farà altri 16.000 o 20.000, sicuro. Perché comunque noi gli stiamo dando roba pura al 97%, non è stata tagliata né niente. Accettiamo pure questo, 20 grammi, $7200. Dai, veloce signora, dai, devo andare via. Quanto devi avere? Ok, 1200, perfetto. Facciamoci questa vendita, 1,50 km. Beh, comunque, che dire. Peccato che c'è poca gente. Se no questo posto, ragazzi, è ottimo. Molto isolato, come vedete. C'è poca polizia a Sandy Shore. Quindi sarebbe perfetto per fare queste cose di spaccio. Però non è tanto popolato Sandy Shore. Poi è da vedere. Se comunque gira voce, arriva gente pure di Paleto Bay qui. La gente delle montagne, sicuramente. Salga, signore. $20, mi dia i soldi. Ok.
Ah, ok, ce n'è uno qui, ce n'è uno qui. Sto qui, sto qui, sto qui. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien. Gracias. Ok. $1.600. Andiamo avanti. Intanto comunque stiamo facendo i soldi. Sonno, non sonno, comunque stiamo facendo i soldi. E va bene così. A questo punto me ne vado adesso verso Los Santos, perché comunque ragazzi abbiamo dato un bel po' di roba a questi. Chi 20, chi 28, chi 10, chi 15, quindi comunque sono a posto. Giustamente ragazzi, se indisci un re piccolo sono quei 4-5 che la comprano, ok? Certo, se adesso mi sarei portato appresso anche l'erba sicuramente avrei fatto più soldi, però va bene così per ora, va bene così. No, c'era qualcuno lì, che voleva comprare, però non mi posso fermare in autostrada. Beh, adesso comunque andiamo pure a lavare la macchina. Ah, ok, c'è qualcuno qui. Presto, presto, sali, sali. Non ti vedo, non la vendo qua, ragazzi, non la vendo qua. Comunque accettiamo questo e intanto facciamo questa transazione qui, in questo vicoletto. Ora, sposta. Quanto devi avere? Ok. Ehi, arrivederci. Cosa dove sta qua dentro? Dai, questo mi chiama pure vicino al distretto di polizia. Mannaggia, ragazzi. Gli devo dire tutto a questi. Non possono chiamarmi qui. Di fronte a un distretto, guardate lì, distretto. Ho capito dove sta, dai. Siamo vicino a queste scale. Sta qui, sta qui. Grammi, wow. Adesso me ne vado da qui. Perché qui ragazzi c'è troppa polizia. Comunque andiamo a lavare la macchina, dai. Ok, perfetto ragazzi, macchina pulita, vendiamo a questa. $4.000 e facciamo questa consegna, poi basta così. Coreano? O cinese, boh. Ok, comunque ragazzi, io finisco qua il video. Abbiamo fatto comunque $76.990. E vabbè, fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao ciao.